Wattè a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su A Plague Tale Requiem. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimo e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spollicciate. Ebbene, signore e signori, eccoci qua di ritorno. La situazione purtroppo direi è relativamente tragica ragazzi. Emicia e Duke hanno deciso di restare insieme, quindi lasciandosi alle spalle Lucas e la loro madre, per andare alla ricerca di questa famosissima isola che Hugo sembra sognare ogni volta, che forse potrebbe aiutarlo appunto a guarire ragazzi dalla propria malattia. Il punto è che Emicia è allo stremo ragazzi, sia fisico che psicologico, e quindi ho veramente molto molto timore nei confronti di quello che andremo ad affrontare. Quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati esattamente qua. Dobbiamo cercare di fuggire da questo posto. Abbiamo appunto scoperto che Hugo può usare i ratti a proprio vantaggio e questa può essere una cosa positiva in certe situazioni, ma non so quanto comunque a lui faccia davvero bene, ragazzi. Quindi dobbiamo stare veramente, veramente attenti. Allora, lui lo possiamo colpire. Ecco qua. Forse avrei dovuto aspettare che tornasse da questa parte. Si sono allarmati un po' tutti, mi sa proprio di sì. Amicia, il y a des rats cachés dans les cuves. Ok. Wow, li dobbiamo quindi far uscire. Oh 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 oh, sono venuti a cercarci proprio qua. Ma tu guarda un po' la fortuna. Ok, adesso abbiamo pure questa abilità ragazzi. Possiamo usare appunto il senso di ratto per vedere un attimino dove sono i nostri nemici e dove sono i ratti. E questo potrebbe risultare particolarmente interessante, perché dobbiamo usarli ragazzi per forza. Oddio, io esattamente cosa è successo, perché sono rimasta un secondo perplessa. Ok ragazzi, allora mi sono semplicemente dimenticata come attivare l'orda di ratti, quindi ovviamente adesso non ripeteremo lo stesso errore, quindi cerchiamo di fare attenzione. Dobbiamo usare il nostro senso. Ecco qua. Tac, 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 tac. Ehi, arriviamo bello. Ah, è vero, ha la torcia. Però da dietro lo possiamo attaccare? Dai, dai, che possiamo. Dai, che ci arriviamo. Dai, che ci arriviamo. Se ha la torcia non si può. Allora, vediamo di mirare a qualcun altro che non ha la torcia. Tipo questo povero sfigato. Ciao, amico. Allora, così mi piace. Così mi piacciono i ratti. Cerchiamo di evitare la luce. E a quanto pare possiamo ammazzarli un po' tutti. Allora, è molto interessante questa cosa, ragazzi. Nel senso, poterli usare a nostro vantaggio. Ma vi dirò che è altrettanto inquietante. La cosa è altrettanto inquietante. Quindi passiamo qua sul ponte. Caro mio, caro mio, caro mio, caro mio, che tocca. Perfetto, allora. È quello il punto, che poi deve mantenere il controllo. Allora, questi con la torcia, ragazzi, purtroppo non possiamo fare assolutamente nulla. Quindi va bene così. Io spero che i ratti non vengano fin qua a mangiarci. Oui. Ne fai pas les mêmes erreurs que moi. C'est tout. Allora, questo è un gran bel esempio da parte di una sorella maggiore, ragazzi. Non commettere i miei stessi errori, perché ovviamente non si vorrebbe mai che un fratello o una sorella più piccola, appunto, commettessero gli stessi errori. Quindi, allora, intanto possiamo salire di qua, ragazzi. Abbiamo sfruttato l'orda di ratti finché abbiamo potuto. Il punto è che non ho la minima idea dove sia l'uscita. Adesso è lì, cosa molto probabile, perché non mi sembra di notare altre possibili uscite. Je sais, mais ça ne s'arrête jamais.
È questa la roba, non ha mai fine sta storia. Bouge pas. Il y a peut-être un autre passage. C'è un'altra entrata? Perché qua sembra esserci, ragazzi, un po' di scorta di tutto, però l'altra entrata è qua fuori. Controlliamo bene che la situazione sia sicura. Non facciamoci toccare adesso. Oh, oh, questo potrebbe essere un problema per noi, perché non dimentichiamoci che appunto, volente o nolente, sti benedetti ratti a noi ci divorano. Da qua però non si passa. Quindi, io direi di stare alla larga e... Oddio, no, stanno arrivando da qua. Aspettate, aspettate. Allora, mi servono assolutamente. Assolutamente mi servono. Adesso. Tipo subito, tipo now. Cazzo, quanto ce devi sta vicino. Mannaggia tutto, Yugo, mannaggia tutto. Perché non la usa? Perché, perché, perché? Non me la fa usare, perché? No, mi hanno trovato. Ma perché non me l'ha fatta usare? Non mi è rimasta ben chiara sta cosa. Aspettate, aspettate, aspettate. Facciamo cazzate. Credo proprio che l'uscita comunque sia lì, perché sono arrivati altri soldati, quindi l'uscita deve essere per forza lì. Potrebbe essere utile spegnere la torcia a questo stronzo. Ok, un po' di extinguish ce l'abbiamo, ma mi potrebbe beccare, ragazzi. Allora, io credo di aver capito che l'orda lo stia seguendo comunque. Quindi mangiatevelo per favore. No, se ne sono andati, non mi dite. Se ne sono andati i ratti. Mannaggia la miseria, mannaggia, ragazzi. Ah, queste sessioni di stealth c'è sta poco da fare, ca. Farò sempre molta fatica ad affrontarle nel giusto modo, perché lo sapete, purtroppo lo stealth non è una delle mie specialità. Questo è poco ma sicuro. Quindi il tizio sta andando via. Vediamo se possiamo uscire senza farci beccare. Allora, riusciamo ad avvicinarci a questo ingresso senza che nessuno ci rompa le scatole? Vediamo, ragazzi. Forse se siamo fortunati possiamo. Magari, oddio, ecco, ci hanno visto. Non ci credo. Non ci credo. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Via, 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 via. Ok. C'è andata. No. Ti coincé. Je vais m'occuper de toi, personnellement. Ta blessure, ta blessure. Trova e distrugge il punto debole per poterlo eliminare. What? Beh, è un cazzo di scherzo. No, non ci posso credere, ragazzi. Ma che gli faccio io a questo, scusate? Che gli faccio? Dai, veramente. Non ci posso credere. Cioè, dalla padella nella brace, ragazzi. Sì, con calma, con calma, con calma. Sta arrivando. Allora, lui c'ha, ragazzi, c'ha la fiamma nella mazza. E non pensate a male, ecco. Quindi probabilmente dovremmo usare l'estinguis proprio quella. Intanto, pezzo di merda. Ah, io sono strega. Guarda la sua schiena, cos'ha la sua schiena? Ce le vuoi. Ma cazzo, se l'è riaccesa. È la sua schiena, è una parola. Allora, lo dobbiamo fermare, ragazzi, in qualche modo, ovviamente, prima di poterlo colpire. Devo un attimo capire che fare. Ciao bello, ciao bello. Oh, schiena, 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 schiena. Schiena che? Che io ho fatto? Che io ho fatto? Non ho visto nulla. Oddio, no, pure lui no. No! Oddio. Je vous tuerai tous s'il le faut. Non c'è po- No, raga, è un dramma. È un dramma sta situazione. Veramente drammatica. Forse avrei dovuto usare la balestra. Forse avrei dovuto usare la balestra. Sono nella merda, ragazzi. Tu ciao, togliti dalle palle, grazie. Allora, ragazzi. Ragazzi, ragazzi, parliamone serio. Allora, fionda. Corri, corri, corri. Ma no. Cazzo, non ci posso mettere. Oh! Oh! No, 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 ma serio! Oddio! No, raga, cioè, no, raga, parla. No, parlamone, parlamone seriamente! Io ti do fuoco, pezzo di merda! Non so se sarà utile a farlo morire, ma. Non possiamo scappare? Cioè, mi fate fa qualcosa o. Ok, non possiamo scappare, almeno così mi sembra di vedere.
Sì, lo so, Ugo, me ne sono accorta, tesoro. Guarda, ci danno la caccia. Non ho coltelli, non ho più dardi. E non so cosa cazzo fare, seriamente. Allora, ragazzi, io non ho ben capito ancora davvero come funziona sta storia della pece e di tutto il resto. Ovviamente è un limite mio, ma questo mo è una gran rottura di palle, ecco, un dardo può essere utile. Forse risolverà il nostro problema. Non sono capace di... Ecco, vaffanculo pure te, per favore. Amicia, est-ce que ça va? Ça va. Ça va. Sto bene, a furia di dire sto bene, ragazzi, arriverà il momento in cui Amicia avrà un crollo. Quindi psicologico tanto già ce l'ha avuto, ma un crollo proprio fisico è in passo, si vede. Amicia! No! Oddio. Là, c'est eux. Ils arrivent. Je peux pas. Tu vas devoir t'en occuper. Tu es sûr? Vas-y. Vite. Una volta finita, oh shit. Via. Guarda. Il controllo, Ugo. Niente, allora, pure Ugo. Oddio, raga. Io temo davvero per la salute mentale di entrambi. Perché pure Ugo potrebbe raggiungere un limite fin quando vede che sua sorella subisce tutto questo. Sta diventando, ragazzi, aggressivo. C'è sta poco da fa. Qua, via. Non scapperai, stronzo. Vedete, ragazzi, sta diventando spietato anche lui. Ti mangerò. Tutto parla in prima persona. Wow. È andato. Oddio, è andato. Oh. Che ti arriva? Non ce la fa. Oddio no, raga. No, non ce la può fare. Non può essere. No, raga, allora è straziante, veramente. No, raga, no, non credo a quello che vedo, veramente. Non è possibile. Cioè, è il dramma più assoluto. Ma siete pezzi di merda? Che me lo interrompete così? In un momento del genere? E mi si assia... Oh. Ok. Fatemi dire un sospiro di sollievo. Il t'ha sauvé. Il dit qu'il nous amènera sur l'île. Il sait où elle est. Elle s'appelle Lacuna. Attends. Et il trouvera un bateau. Ma chi è? No. Amicia. Oddio. Ma chi è questo? Cioè, Ugo gli ha raccontato praticamente tutto. Come facciamo a fidarci? Non lo conosciamo. E chez nous on avait un chien, mais je le voyais pas beaucoup. Parce que tu pouvais pas sortir. Oui. Alors j'imaginais qu'on jouait ensemble. Ah. Je vois. Le ha curato la ferita. On y est? Tutto strano. Où est le bateau? Où il est? J'espère qu'il est grand.
Plus très loin, je libère nos chevaux. Pour la fin, on va prendre un chemin plus sûr à pied. Des mouettes! Je voudrais vérifier. Je peux? Ça fait 2 jours, là. Bon. T'es raccommodé. Plus ou moins. L'estable est sûr à l'air libre. Ça fera un peu mal de temps en temps. Respire et détends-toi. Il faut te dire que ta voix n'aide pas. Arrête de jouer les durs. Ça te réussit pas trop. Très bien. Alors dis-moi pourquoi tu es revenu. Pourquoi tu ne m'as pas laissé mourir. Dis-moi pourquoi je te ferai confiance. Pourquoi je ne devrais pas laisser les rats me débarrasser de toi une fois pour toutes. Le comte a lancé son armée contre nous. La racaille de Provence. Beaucoup de mes hommes... Mes amis ont été tués ou ont filé. Tôt ou tard, ils finiront par m'avoir aussi. Alors tu veux fuir? Oui. L'étau se resserre, mais vous avez peut-être la solution. Les rats. Le moyen le plus sûr d'échapper à la meute qui me court après. Je sais où trouver votre île. Tout ce que tu dois faire... C'est me garder en vie, jusqu'à ce qu'on y soit. Amicia, viens! Viens voir! Oui, j'arrive! Immaginavo avesse un secondo fine. Fais très attention. Ceci me rappelle à chaque instant que je ferais mieux de te tuer. Aspettate, ne sto a perdere qualcosa? Perché gli ha parlato della ferita? Ma chi era il tipo che lo inseguiva? Allora, qu'est-ce que tu as trouvé? Tu sens cette odeur? Mi sto perdendo un attimo, ragazzi. Mi sono persa un po', ragazzi, perché ovviamente passando diverso tempo tra un episodio e l'altro, purtroppo me dimentico certi dettagli. Vabbè, mi aiuterete voi qua sotto in commento. Eh bien, je sens les chevaux et... Oh, Seigneur, c'est moi, ça! Oddio! No. Ça sent les algues! Allez, viens! Attends, il faut qu'on parle! Pas maintenant! La mer est juste là! Hugo! C'est important! Comunque, lei aveva bisogno di riposare, ragazzi. Hugo! Oh. Donne-moi tout ton art! J'espère que tu ne lui as pas dit tu pour tes rêves. Pour tout le reste. Hugo, reviens! È ovvio che gliel'ha raccontato. Je ne parle pas au poulet! C'est si dur pour toi d'être agréable, espèce de petit. Au moins, tu as l'air d'aller mieux. È ovvio che gli ha raccontato tutto. Come fa a sapere dell'isola? Hugo, tu ne m'as pas répondu. Venez, on n'est pas là pour admirer la vue. Dis-moi d'abord où nous allons. Vous trouvez un bateau, j'ai un contact. Qui? Contrebandière, bateau rapide, discret, y a pas mieux. Parfait. Encore des truands. Oui, faudra t'y faire. C'est ta vie à présent. Alors si tu veux aller à Lacuna après ton coup d'éclat, soit tu prends le bateau, soit tu vas à la nage. J'ai trop hâte de prendre le bateau. Ah, tu l'entends? Ça, c'est une bonne attitude. Ça, c'est une bonne attitude. Emissa è proprio incazzata. C'è con chiunque, ormai non si fida più di nessuno. Ed è proprio aggressiva, cioè proprio aggressiva, non ha più mezzi termini. Surtout ne m'attendez pas. Tu pèses ton poids. Ta sœur te nourrit bien. J'adore manger. Hé, regardez en bas. Arrêtez de courir comme ça. C'est lui qui fonce. Ralentis, petit gars. On a une blessée. C'est trop aimable. Ouah, il y en a plein. C'est une armée d'oiseaux. On dirait bien. Je serai toi. Je sonnerai la charge. Oh, je peux, Amicia? Si tu veux. Mais reste bien en vue. Allez, soldats, chargez! Chargez!
Si on avait eu plus de gars comme lui dans nos rangs, on aurait battu les Anglais depuis longtemps. Qu'est-ce que tu connais à la guerre? J'étais chevalier avant, en Guyenne. Oh, on vient de Guyenne. Un beau gâchis. C'est vrai. Ci sono sti momenti, ragazzi, momenti, veramente attimi di spensieratezza che ti sollevano un po' il cuore, ma... Oui, et ne reviendront pas de sitôt. Je pourrais être un soldat. C'est sûr. Oh, je ne crois pas. Un jour, il sera assez grand pour choisir. On verra. Il dramma della situazione è sempre in agguato, ragazzi. Ah, triste ma vero, mamma mia. Allora, questo immagino che potrebbero mangiarselo i ratti, probabilmente, ma non capisco perché brilla. Però, amico, sì, spostati, fammi passare, grazie. Vediamo un po' che abbiamo qua dentro. Quelqu'un abite ici? No, je ne pense pas. J'aimerais bien vivre ici, moi. Juste devant la mer. Ecco fatto. Allora, vediamo un po'... Cosa c'è di interessante qua? Qua per terra? Ça doit venir d'un oiseau marin. Une mouette? Ah, sì, ok, più. Sûrement. Et maintenant, elle est à toi. Tiens. J'aime bien les mouettes. Va bene, qua possiamo arrampicarci, sembrerebbe di no. Allora, on appelle ça des mouettes rieuses ici. Quoi? Tu vois? T'en deviens une toi aussi. Vieni, on s'en va. Ok, ritorniamo indietro e vediamo cosa c'è da fare. Questa è una trappola. On y est. Filo. Me dis pas que c'est ça ton bateau. Bien sûr. Ah, oddio, madonna, che ciccata, regà, non avevo notato la barca. Il y a une corde accrochée dessus. Tire le bateau d'ici pendant que je me charge de pousser. Tu peux faire ça? Pas sûr. Je suis tellement faible. Okay. Quand tu es prête. Je vais t'aider, Amicia. Oh, che tenero. Tieni premuto Y per tirare la corda verso di te. Ok, tiriamo. Tirate. Opla. Tira. Oh. Oh merda. Oh cazzo. Oh cazzo. Ferma, oui. Aumenterà il suo livello di stress. Usale con cautela per evitare bla bla bla. Come tu fai ça? D'où ça vient? Ok, perfetto. Immaginavo. Ils vont pas nous suivre, hein? Je sais pas. Che culo, ragazzi. Tu trouves appétissant, toi? Sale morfale. Sans vouloir vexer, petit gars. Ok, ragazzi, probabilmente, visto che non è questa la barca che ci serve, immagino che... Ok. L'azione servisse per liberarci la strada. C'est un raccourci. Tu sais qu'il grudera ton raccourci? Oui. Ça veut dire aussi moins de soldats. E on a le petit, no? Quello che è, sì, però. Je n'aime pas ça. Il bambino non è che può usare sempre e comunque di continuo le sue capacità, eh? Perché abbiamo visto, ragazzi, purtroppo comandare i ratti può portarlo a. Ils sont des millions! T'es content? On passe quand même. Ecco, perfetto. N'aie pas peur! Sans blague! Eh, petit gars, ils t'obéissent, balance-les tous dans la mer! J'en contrôle que quelques-uns à la fois. Solo pochi, infatti. Non possiamo controllarne tanti. C'est quoi ça? Tu l'as utilisé contre mes hommes? De l'alchimie, recette secrète. Je me fiche de la recette tant que ça marche. Tu verras. Questo è un bel guaio, signori miei. Veramente un bel guaio. Non lo so, ragazzi, io tanto il tutto per tutto. Direi di correre. Ecco, vedete? Non era la soluzione migliore, ovviamente. Però, se non ricordo male, dove sono, ragazzi, questi dardi conficcati? Dovremmo poter fare qualcosa. Sì, probabilmente se gli sparo un dardo con gli Unifer... Esatto. Ok, 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 allora ricordavo bene. Va bene, allora, intanto scendiamo qua, anche se la situazione direi che è alquanto... poco favorevole. Quindi mi sa che mi tocca fare questo, ragazzi. E correre. Non so se fosse davvero la soluzione migliore, ma non ne ho trovate altre. Quindi continuiamo a salire. Usciamo allo scoperto. Continue par là-bas. Voilà notre chemin. C'est ça un raccourci pour toi?
Oui, bon, avec ces rats, on devrait faire demi-tour. Non. Détonier. J'ouvre la voie. Tu me suis et tu fais ce que je dis. Tant qu'on s'en sort vivant. Ce sera utile. Ce petit bâton. Suis-moi, point. Oh, seguimi e basta. Quindi dobbiamo tornare dentro. Ovviamente dobbiamo tornare dentro perché non possiamo assolutamente passare da qua. Quindi voglio ridere, ragazzi. Voglio davvero ridere. Come arrivo fin lì? Allora, aspetta però. Possiamo passare da qua. Fermi un attimo. Non facciamo stupidaggini avventate. Ma no, da qua non posso comunque passare. Posso soltanto prendere sta roba. Io non so se il bastoncino durerà abbastanza per arrivare fin dall'altra parte. Non sono molto fiduciosa. Resta près de moi. On y va. Je te fais confiance. Poi andando a sta lentezza, insomma. Davvero fantastico. Dai, 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 dai. Ce la famo, ce la famo, ce la famo, ce la famo, ce la famo. Facile. C'est exactement le mot que j'avais en tête. Tu n'aimes vraiment pas les rats? Personne les aime, petit gars. Beh, esatto, non piacciono proprio a nessuno. Quoi? C'est quoi ça? C'est un nido. Vediamo. È un nido? Tu dois aller là-dedans. Et si? On devrait pas. C'est ça, ou on reste ici. Allora, che ci faccio con quello? Allora, quello forse gli posso dar fuoco, non vorrei dire. Proviamo, ragazzi. Un chariot. Ok. Les contrebandiers ont dû l'abandonner. Je ne vois pas pourquoi. Tira, 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 tira. Ok, ovviamente lo dobbiamo usare per arrivare fin dall'altra parte. Quindi stammi vicino, caro amico. Ça va être vraiment horrible, Amicia. Même le petit est terrorisé là. Tu es sûr de toi? C'est le seul. Che altra possibilità? La lumière du chariot nous protégera. Je ne suis pas prêt à ça. Chi lo è? C'est quoi cette chose? Io non vedo neanche dove sto andando. Oddio, regà, ma che cavolo. Madonna santa, ma che ci sta qua dentro? Ça a commencé là-bas. Tu. Mais je l'ai pas fait exprès. C'est à cause de toi? Il ne peut rien y faire, d'accord? Nous aussi on subit tout ça, comme tout le monde. Mia regà, c'est l'enfer qu'on mérite tous. Je veux que ça s'arrête. On ira à la Kuna. On te soignera. C'est de la folie. Abbé, bon sang. Ça fait quelle taille, ça? Ça pourrait être géant. Par ici, je pense. Attention. Mamma mia, raga, che ansia di tutto. Allora, io non so se sto coso reggere il peso. Non vorrei essere pessimista, ma direi di muoversi. Oh! Oh no! Veniamo! On va voir! De la lumière, vite! Attends, attends, je m'en charge! Ah, ecco, ecco, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Putain, de saloperie. Ça va? Pas de morsure? Non. Je vais bien. Sauf que je suis coincé ici et qu'il me regarde comme une tranche de viande rôtie. Hugo, on devrait partir maintenant. Quoi? Pourquoi? Il est dangereux. Toi aussi. Et moi encore plus. Mais on Infatti, a besoin de vous. Anche tu lo sai, J'ai besoin de vous ici. Bon, très bien. Amicia, regarde, les cristaux jaunes de l'épisanguis. Tu as raison, elle est revenue. Arnaud! Ah, enfin. Ces cristaux jaunes près de toi. Casse-en un bout et envoie-le-moi. C'est bon, je suis prêt. Ok, vai, lancia, lancia pure. Sono pronta. A ton signal! Vai! Ok, ecco qua. Parfait. Perfetto. Ça ne marchera pas tout seul. Ora puoi creare l'odoris. Tieni premuto R1 per aprire il menu di selezione. Voilà, de l'odoris. Essayons-le. Arnaud, tu vois ce point surélevé avec la manivelle? Quand je fais bouger les rats, tu fonces là-bas. Attirerà d'impatto per un breve lancio di tempo. Mira una superficie e lancia un odoris per fare muovere i ratti. Oddio, regà. La vedo comunque triste, Io non vorrei dire, ma ecco qua. Je sais pas ce que c'était, mais tu vas sauver la mise. On n'est pas sortis d'affaire. À quoi sert la manivelle? Aucune idée. On pourrait l'essayer. Tirala, tirala. Vediamo. Arnaud, vai. Occupe-toi de ça. J'y vais. On dirait que tu pourrais utiliser ça, non? Avec ton arbalète magique. Amicia, tu pourrais tirer sur cette planche avec ton arbalète. Ça pourrait marcher avec de l'odoris. Laisse-moi voir. Ok. Ragazzi, quelle... Non ho dardi. Ah, ecco perché ce ne hanno messi qua. Perfetto, ma
Una cosa che devo dire, ragazzi, è che ci sono veramente tante meccaniche. Nel senso, vedete, ci sono tanti elementi da poter usare e... Voilà, ça devrait tenir. Dis-moi quand je peux relâcher. Ça ira comme Molla. Ça. En avant. Ok. Ce la farà a salvarsi la pellaccia? Si qua ça? Il y a quelque chose de collant par terre. Muoviti. Les restes de leur corps et quelque chose qu'ils sécrètent, je crois. T'inquiète pas, c'est pas dangereux. Tu plaisantes? Je mettrai ces potes au feu. Allez, tu y es presque. Fichu, saleté, infecte. Ok, ci siamo. Oui, content d'être en vie? J'ai été de toutes les batailles. J'ai regardé la mort en face autant de fois. Mais ces petits merdeux, ils me donnent l'impression d'être de nouveau un bleu. T'es entraîné maintenant. T'es le roi de l'optimisme. Bon, il vous reste des tours dans votre sac pour continuer à avancer? Non, je ne vois rien sur quoi tirer. Et je n'ai rien qui tiendrait assez longtemps. Non, non, il faut qu'on sorte d'ici. Quindi... Attendez, j'ai une idée. Cioè, dica. Tire un carreau enflammé sur mon bouclier. Quoi? Mais il va brûler. Il a vraiment l'air de s'en soucier. D'accord, je vais le faire. Ma veramente? Vabbè, dicevo, ci sono tante rega meccaniche e quindi la cosa, vero, crea tanta varietà, ma rega, a me perlomeno un po' mi confonde, perché starsi a ricordare veramente tutto quello che si può fare, i vari modi in cui poter utilizzare le varie cose... È abbastanza complicatuccio. Quand vous voulez. Ci siamo. Prenez via. On y va. J'ai failli attendre. Via. On va y arriver. Je vous le dis. Dégagez de là. Oui. Oust. Regardez-moi ces lâches retourner dans leur trou. Ah C'est ça. Reculez devant la puissance de la muraille. Non prendere tanto in giro i Franco, per favore, che oui, meglio non provocarli. Bon sang, oui. Mais j'ai l'impression d'avoir le bras en feu. Mais c'est la muraille. Et la muraille a pris assez de coups comme ça, gamin. Mon corps est aussi fourbu que mon bouclier. C'est ça, la guerre. Quindi ci hanno inserito questo nuovo personaggio, ragazzi. On touche au but. Tiens encore un peu. Oh, je vais tenir. Ça, je sais faire. Ho paura che succeda la solita cosa. Te ci fanno affezionare e poi te danno un calcio in culo perché lo fanno morire in qualche modo tragico, drammatico. Spero davvero non sia questo il caso. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo fuori. Est-ce que tu t'es brûlé? Oh, exactement. Juste une bonne tuée. On devrait avancer. Ok. Vediamo un pochettino. Allora, qua ci abbiamo... è un banco da lavoro, mi sembra, proprio di sì. C'ho, ragazzi, attrezzi. Non c'ho attrezzi da poter usare per migliorare un cavolo. Quindi mi sa che le cose restano così. C'est la grosse épave? Oui. Wow. On y est presque. Elle a installé sa planque derrière ce bateau. Elle? Oui, Sofia, le scorpion des mers. C'est la chef. Elle a l'air effrayante. Moins effrayante que ce maudit rongeur. On verra ça de nos propres yeux. Allez, un dernier effort. Ok, ma come arriviamo dall'altra parte? Vabbè che qua l'acqua è abbastanza bassa, ma con i topi a portata di mano, una meraviglia. Ma intanto possiamo accendere quello là in basso, là in fondo semmai, anche se poco utile. Non so se possiamo usare, ragazzi, l'odoris per attirarli da qualche parte, poter arrivare. Ok. Ok, ok, ok. Con calma, con calma, con calma. Dis-moi, ces contrebandiers, okay. Ils sont combien? Toute une bande. De la racaille qu'elle a ramassée dans toute la Méditerranée. Sofia est un peu leur phare dans la nuit. C'est une sainte pour eux. Et c'en est une? Une sainte? Oh que non. Non. Per niente. Fantastico. Buon a sapersi. Allora, qua pure possiamo appiccare il fuoco, che ci dà un pelino di vantaggio per quanto possibile, quindi... Avviciniamoci, raccogliamo tutto il materiale possibile, ragazzi, perché veramente può servire di tutto in questo... No, 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 non ci credo! Ma che cazzo è? Ma quel coso si spegne! Mannaggia, ragazzi, sono stata imprudente, non pensavo si spegnesse veramente.
Bella, grandissima roba. Fantastica, fantastica roba. Quindi quel coso si spegne. Corriamo, come se non ci fosse un domani. Veloce. Prendi tutto. Ok, via. Ok, ritorniamo di qua. Ok, questo sì, lo possiamo accendere. E suppongo proprio che non si spegnerà. Oddio, state un po' più vicini, maledetti a voi. Possibilità sono diverse, è vero, ma dobbiamo stare attenti, ragazzi. Ovviamente ha attirato solo quelli più vicini. Ma porca di quella paletta. Ok, eccoci qua. Allora, vediamo un po'. Possiamo entrare qua dentro, dove ci sono ovviamente altri ratti. Direi che sono abbastanza nella merda, ragazzi. Wow, il è grand ce bateau. T'as trouvé des traces de pas? Chut. Rien. Vraiment qu'il y a encore quelqu'un. Meglio ridere. Ci sono anche dei nemici qua intorno. Che meraviglia. Proviamo ad andare di qua, ragazzi. Vediamo quante possibilità in più abbiamo. Anche se è veramente sempre una grandissima incognita tutto ciò. Davvero una grossa incognita. Allora, qua comunque almeno, piccola consolazione, ci abbiamo sta torcia, ma... ci sono ratti dovunque, ragazzi, non vorrei dire. Mangiamolo. Ah, c'ha la lanterna. Quanto posso essere stupida. Sì, mori, guarda. Che mi ha già rotto i coglioni. Allora, se andate a mangiarvelo è ok. Il problema è passare, però. Posso prendere questa torcia. Questa può essere una cosa positiva, perché non credo che questa si spegnerà. Di regola non dovrebbe farlo. Oh. Se ve magnate, ecco qua. E mo? Salve, fratello. Salve. Veramente, ragazzi, niente da dire, eh. Io sono passata dietro. Sì, guarda, allora, se ci fai andare come se non ci avesse visto. Non ci ha visto. Fantastico. Ok, perfetto, ragazzi, siamo riusciti ad arrivare dall'altra parte senza che si accorgesse di noi. Gli siamo passati letteralmente dietro. Allora, extinguish tutta la vita, per favore, veloce. Ciao, fratello, pure a te, grazie di tutto. La torche en bas, près de l'épave. C'est par là. J'espère que Sofia y est toujours. Ok, dobbiamo andare là. Oh, elle peut être assez imprévisible. Chi è? Non mi rompe i maroni, per favore, guarda. Palestra, mi sa che mi tocca, regà, stavolta, non vorrei dire. Ecco fatto. Ok, allora. Questo problema è risolto. Non siamo troppo lontani dalla luce. Quindi dobbiamo arrivare là in fondo. Allora, la luce qua ci può dare una mano. Però ci può dare una mano, ma finisce là. Poi comunque, regà, lo stress di Ugo, come potete ben vedere, aumenta sempre di più. Ok, vabbè, sono riuscita ad arrivare fin qui per puro culo, direi, anche se è lì che dobbiamo andare. Che diamine, ragazzi, che diamine. Cioè, una bella rottura questa, eh? Tutti sti ratti in mezzo alla minchia. Vuole usare un vasetto, signori? Ce ne facciamo per un attimo. Corriamo come animali. Eh no, corriamo come animali un cazzo. Stanno pure qua. Ah, c'era il pannello di legno. Madonna, regà, veramente tante cose a cui pensare. Veramente è un bel guaio, ragazzi. Veramente un bel guaio. I topi spero che se lo mangeranno. Il punto che poi in ogni caso, cioè da questo coso qua a lì, come cazzo ci arriviamo? L'odoris forse è l'unica cosa che magari ci potrebbe dare una piccola mano. È sempre un bel po' difficile, ragazzi. Ok, ok.
Ok, ha tirato anche questi rat. Non vorrei dire, ecco, non posso scendere. Ah, sì, quali qua, perfetto. Via, veloce. Ce la facciamo a salvare la pelle? Ok, eccoci. Un passage discret pour les invités discrets. Dai. Ok. Allora, basta un po' di logica e sangue freddo per riuscire a De l'eau? La cachette est tout au fond. A procedere. Non. Non. J'ai peur des vagues. Oh, allez. C'est rien que de l'eau de mer. Regarde. Elle a raison. Mais c'est Hugo, profond. S'il te plaît. Non, dai. Écoute. Pense à ton île. Mais il y a des vagues. On est presque arrivé. On peut en discuter après. Ah, oh, commence pas toi non plus. Je te prends la peur. Je vais te porter jusqu'au bout, voilà tout. D'accord. Bien. Oh. Et voilà. Seigneur. Mo stava a dire, la soluzione migliore, lo prendi in braccio e amen. Regarde, tu ne touches même pas l'eau. Oui. Eh bien, ça ne doit pas être facile tous les jours d'être si petit. Ça dépend des jours. Tu as toujours peur? Non. Maintenant tu sais pourquoi on m'appelle la muraille. Parce que t'es comme une forteresse. Exactement. Je ne laisse rien passer. Et ton bouclier ressemble à une muraille aussi. Comment ça va derrière? Tout va bien. Je suis maintenant qu'il s'est calmé. Alors, ecco qua. Merci Arnaud. Oui, merci beaucoup. Il est temps de rencontrer le scorpion des mers. Incontriamo sto scorpione di mare. Del mare, di mare, del mare, quello che è. Insomma, ma ci fai passare? Oh, ah, ok. Au risque de te déplaire, c'est mieux si je passe devant. Oh, mais je t'en prie. Vai. Magari è una faccia conosciuta. Non può succedere niente di spiacevole. Almeno mi auguro. C'est moi, abruti. Laisse-le passer. Arnaud. Même ces charognards de rats ont pas voulu de toi. J'étais pas seul. Ça alors. J'aime cette nouvelle équipe. Voilà Amicia et Hugo. Le petit a du potentiel. Mais la grande sœur, il va falloir la dompter. Vas-y, essaye. Tu vois. Calma. Je constate que tu lui as déjà laissé un souvenir. N'aie pas honte, si, trésor. À lui. Ça te va bien. Qu'est-ce que tu veux? Ton Rafio, on doit aller à Lacuna, affaire personnelle. C'est fini, Arnaud. J'ai l'armée du comte sur le rable. Et des milliers de rats qui grattent à ma porte. On arrête les frais. Je les renvoie tous chez eux. Alors, viens toute seule. Sophia, tu me le dois bien. C'est d'accord. L'océan m'appelle à nouveau. J'ai besoin de prendre le large. Allons-y. Aïe. Juste une chose. Quoi ? Si tu la touches une seule fois devant moi, je te tue. Vendu. Et au fait, les hommes du comte ont mis mon bateau en cale sèche. Oh, l'appel de l'océan. Ça, c'est plus vrai que jamais. Je dois dire deux mots à mon équipe. Allez voir au village, mon navire est là-bas. Je vous rejoindrai. D'accord. Venez. Alors... C'est le moment de l'année où tu veux tout plaquer. Sauf que c'est pour de bon cette fois. Bien sûr. On va jouer aux osselets en attendant que tu reviennes, comme toujours. Mazza, sto mal tempo. Ok. Quindi ci toccherà, ragazzi, raggiungere ovviamente quindi la barca di Sophie. Che dire? Le situazioni comunque continuano a intricarsi, a infittirsi, quindi sì, sono sempre comunque curiosa di procedere. Mi chiedo a questo punto delle cose, cosa potrebbe mai andare storto, no?
Nel senso, abbiamo trovato un passaggio, abbiamo trovato una nave, una barca per raggiungere addirittura l'isola che stavamo cercando, quindi abbiamo avuto fortuna che quest'uomo conoscesse l'isola di cui parla Hugo. Sembra forse tutto fin troppo bello per essere vero, cosa potrà mai andare storto da adesso in avanti? Boh! Ovviamente ragazzi aspetto i vostri pareri sull'episodio qua sotto in commento, questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione! Un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherino, ciao!